Eccoci qua, collega. Eccoci. Allora, lei oggi, come ha detto è il mio capo pattuglia, no? Quindi lei guida. Esatto. Ok, quindi la radio ci pensi tu. Vabbè, allora mi faccio vedere dove è il parco macchine, cioè il Andiamo. garage, grazie. Sì. Allora, ragazzi, buonasera, benvenuti sul mio canale Twitch, ragazzi, bentornati. Ma bisogna chiudere? Ok. Sì, ho chiuso, io chiuso. Poi, raga, vi faccio vedere questa bellissima centrale. A fine live vi faccio vedere questa bellissima centrale della Guardia di Finanza che è spettacolare qui su Italy. Ve lo farò vedere perché io ho visto un pezzo e già mi sono innamorato tantissimo. Quindi dopo ve lo faccio vedere. Ok, perfetto. Aspetta che chiudo. Ok, perfetto. Ok, qua. Ok. Quindi andiamo La con la 156. 156. Sì. Allora, Alfa, questa è bella, raga, andiamo con l'Alfa 156, la storica Alfa 156. No, stupenda, ragazzi. Stupenda. Ma è bellissima, collega. Mamma mia, spettacolo, ragazzi. Bella, sì. No, raga, un attimo, mi ci devo fermare un attimo per ammirarla, perché 5 secondi. Scusi, collega, mi ci pio 5 secondi per un attimo ammirarla. No, Ammiri, ammiri. ma è bellissima. No, è bellissima. Cioè, chi l'ha fatta? L'ha fatta di addio sta macchina. Raga, ma guarda che figata sta. No, bellissima, stupenda. Io volevo fare la con la finanza perché c'era la 156. Raga, ma guarda che macchina abbiamo stasera con la Guardia di Finanza. Dare a pari controlli, facciamo un macello stasera, porca miseria. Avanti, generale. Ma quanta cazzo è bella, ragazzi. Ciao, raga, buonasera a tutti. Bentornati su Twitch, ragazzi. Bentornati, dai, dai, dai. Raga, guarda quanta è bella, raga. No, fammi vedere dentro. Tutto, tutto. No, guarda che figata dentro. Ok, si collega, sono pronto. Perfetto, andiamo. No, ragazzi, guarda che bella la finanza. La 56 della finanza. No, ciao amici, Figlio ciao a 28 tutti. esce dalla caserma. No, fantastico. Ciao Antonio. Ciao i più belli determinati. No, raga, no, questa è la 156, non la 155, ci si confonde. La 155 è quello che è più quadrata dietro, più schiacciata. Questa è la Cosa facciamo? 150. Dove andiamo? Non lo so, lei è più esperto, non lo so, che mi Ah, dica di lei. solito Ciao noi Zede, ciao stiamo Mattia, ciao andando in Cavallo. centrale, vediamo un po' com'è la situazione lì. Va bene, allora, mo passiamo lì. Faccio Va bene. un giro lungo, largo. Sì, io Buonasera Mini discrezione. Black, ragazzi, buonasera a tutti. Siamo con la mitica 156 della Guardia di Finanza, ragazzi. Ma quanto è bella. La faccio ammirare un attimo perché è spettacolare. Questa casa si chiama Italy Full RP, ragazzi, serve whitelist se volete entrare in descrizione il link. Il cavaliere. Ciao, ragazzi, è folle. No, non posso passare i rossi, dai, siamo alla finanza, passiamo i rossi. Ma Marco ci raggiunge più tardi, ragazzi. Marco ci raggiungerà più tardi. Sta facendo una cosa, mi ha detto che non c'è. Cosa? Francesco, devi entrare sul Discord e ti devi fare whitelistare, un server whitelistato. Ti devono fare un colloquio per sapere se sai l'RP, un po' le regole più principali di questo di come si giochi il roleplay in RP in generale. E niente, poi se verrai accettato ti faranno entrare. Bella la 56 della Guardia di Finanza, raga. No, so, Marco mi ha detto che stava a fare una cosa, ma sinceramente non lo so. Raga, pure la freccia, guarda che spettacolare, no, bellissimo. No, raga, è bellissimo. Tanto messo così nel GPS per sicurezza. Ah, grazie collega, sì. Figurati. Faccio vedere anche dentro, ragazzi, molto bella con la paletta della Guardia di Finanza. Fantastica. Fantastica proprio. Ciao Andrea, grazie per l'host, il grande, grazie per l'host, ragazzi, buon pattugliamento e buona visione a voi, ragazzi, e bentornati, e saluto a tutti. E fa poco la finanza, torniamo a questa bellissima mod della Guardia di Finanza, ragazzi, io do. Ciao Dava! Grande! Tommy è il mitico, grazie al follow! Pazzo, è scarico, non Nel caso canta! dovessero essere utili, mi occupo io dei lampeggianti, sirene, va bene? Va bene, collega! Ciao Simone, grazie per i 9 Così bit! pensi solo alla guida. Certo, collega, io sì, io guido. Si fidi, io sono un pilota, si fidi. Ah, va bene, Si fidi, anch'io si lo fidi. so. Ecco, Ah, allora andiamo d'accordo, male che fa qualche inseguimento, qualche consiglio. va bene. Uno spettacolo, ragazzi, Pasco, ma io questo per voi, l'ho fatto per voi, perché lo so che vi piace queste cose, siete appassionati come me di queste cose, lo so. Io appena l'ho visto ho detto Avanti, no, gamma. lo devo portare per i ragazzacci. Allora, il collega gestisce lampeggianti e radio, la radio c'è il collega, non siamo in radio.
Stack 3, alzo il Termini follow. Sud copiato. Sentito in radio? No, io ancora non ci sono in radio, collega, che è Ah, successo? ok, dobbiamo andare a Termini Sud. Che è successo? Detto per dei controlli. Ok, dai, metti il posto sul GPS, andiamo subito. Ok, ragazzi, dobbiamo andare a Termini Centro, è arrivata una chiamata, quindi la Guardia di Finanza deve andare a fare un controllo, andiamo a fare insieme, dai, dai. Un attimo solo. Certo, andiamo a fare i controlli. Attiva la radio. La radio sì. Collega, mi dice il numero di radio che non... Eccomi. Ok, ho messo nel GPS. Ok, Stai il dicendo? numero della radio qual è? Ok, 3. grazie. Ma dobbiamo andare in sirena oppure no? No, 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 giusto per fare un Ah, tranquillo controllo, così. ecco. Ok, Sì, 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 ok, ok. sì, sì. Quindi, raga, non è in sirena, non è una cosa di emergenza. Qui ci andremo con La i zona è lampeggianti circa fissi. quella, Vabbè, dove, cioè non proprio. dici là per i dintorni. Sì, non il Ok. punto preciso, Ciao, ma la zona. Rexed, bentornato, caro. Quindi dobbiamo andare a fare i controlli, quindi non è un'emergenza, quindi potremmo andare anche solo con i lampeggianti, ragazzi. Quindi va bene pure così, diciamo. Attiva la radio, sì, bravo ragazzi, stiamo andando la radio. Però mi sa che da dentro la macchina non me la fa attivare. Vabbè, dopo attiviamo. Ciao Filippo, grande. Ci sta a fa fare un po' di giri alternativi sto GPS. Lo so, mo dopo attiviamo, raga. Collega, ovviamente hai pistola d'ordinanza, radio, taser. Oddio, collega, lo sai che non ci ho fatto caso? Torniamo in caserma allora, dai. Faccio qua il giro. Sì. Gamma d'artiglio 28. Mi sono scordato a prendere attrezzatura, raga. Non abbiamo niente. Torniamo un attimo in caserma, il finanziere è sprovvisto Non c'ho di arma niente. d'ordinanza, eccetera, eccetera. Non c'ho niente, non c'ho. Scusi, non ci ho fatto caso, lo sai, perdonami. Perfetto, allora parlo con Gigino. Come? Ho detto, non ci ho fatto caso, perdonami. Ma fa niente, fa Cioè, niente. raga, non ci ho fatto caso, perché quando era bella questa macchina, mi sono perso di ammirare questa macchina e non ci ho fatto caso, non c'avevo niente, non c'ho niente. Non c'ho armi, paletta, non abbiamo niente. Fazza qual è, collega, che c'ho troppo entusiasmo di vedere questa macchina e mi sono È proprio emozionante, sì. emozionato, mi sono proprio perso tutto. Sì. User joined your channel. User joined your channel. Fantastica. Dai, ci licenzio, Molto Lillo. bella, tiene anche bene la strada, non è male, Io ma voglio vedere qualche inseguimento. Questa macchina è spettacolare. ecco. Chissà. Sai, questa c'è i cavalli sotto, collega. Pazzo Vabbè, spinge, spinge. distratto, veramente. Mi sono un attimo emozionato. Allora, intanto questa è la caserma della Guardia di Finanza, raga. Che poi ve la farò vedere, mo. A fine live ve la farò vedere. Qua facciamo una manovra abusiva. Quale parcheggia un attimo qua. Sì. Ma? Salve. Ma? Ma tutto bene, signore? Ma che è successo? È un non Ah, pensante, non è ok. una Salve. preoccupazione. Salve, salve, salve. Perfetto. Chiude lei? Ok. Sì, chiuso io. Andiamo da Gigino. Vicino chi è? L'armiere, quello che È l'armaiolo, sì. Armaiolo, okay. Raga, poi vi faccio vedere anche la centrale che è bellissima. Anche gli altri colleghi lì. Sono. Ma è lunga sta caserma, oh. È troppo. Raga, mi ci perdo in sta caserma io. Ci perdo. Gigino è lì. Salve, Gigino. Ho sbagliato. Oh my god. User left your channel. Ho sbagliato, collega. È lì, è lì, è lì. Allora, prendere armi, ragazzi, prendiamo taser. Poi, grazie Gigino, sto gentile. Poi manganello. Mi dia il manganello, forza. Grazie, molto gentile. Poi mi dai il taser. Dopo facciamo Among Us, ragazzi, più tardi, sì. Pistola, taser, manganello, Sì, torcia prendo e la tutto. paletta che è il razzo. Torcia, il manga già l'ho preso. E niente. Ma prendiamo anche la cosa. Grazie, User joined your channel. signore. No! Non è il razzo, signore. Sì, User left perfetto. your channel. User left your channel. No, devo prendere la pistola, però. Non ho preso la pistola. Pistola di combattimento.
Grazie Gigino, gentilissimo. Allora, aspetta un attimo, collega, che mi faccio il punto di situazione. Dai, aspetta un attimo. No, la carabina non serve, raga, non c'è che ti prende la carabina. Ok. Allora, 3 la torcia, 1 il taser, 2 la pistola, terzo manganello, anzi facciamo così, la pistola me la metti al 2. Perfetto. Usa la radio, mettiamo 3. Radio 3 Ok, radio. sono pronto, collega. Ok. Perfetto, andiamo. Ciao Gigino. Ciao Gigino, a posto. A posto, ragazzi, Gigino. Briatore, venga col finanziere che Va bene, siamo di Gigino. sotto nella hall. Stiamo andando in deposito che stiamo cercando lo scatolone con il faldone 456 che contiene relazioni di servizio. Buonasera, Capone. Siamo sulle scale. Ceppone, scusami. Ah, ma bello qua sotto. Bellissimo. Ma raga, è fantastica sta caserma. Ciao, Ceppone! Grande Ceppone. Collè? Prego, prego, entri lì. Andiamo qui. Oh, figo. Salve. Salve, Eccoci, salve. Forza, dottore. brigadiere, che non è che abbiamo tutto il giorno, Tenente, un secondo solo, un eh. Dai. secondo. Generale? Sono Eccolo qui. qua, l'ho preso. Dov'è? Non lo vedo. Salve, Buonasera, generale. signori. Vado Ah, ecco, già. a buttare. No, aglio, a caserma, Attimo, dove la faccio brigadiere, vedere? mi sa. Ho Ok. trovato, ho Ah, trovato. posso, posso. 456. Sì, 456. Prego, prego, prego. Perfetto. Grazie, Grazie. Avrò io. Occhio anche il caffè. Ok. No, per le 10 no, Ciro, più tardi, penso. Andiamo a visionare sopra. Vado a buttare il Sì, bicchiere. andiamo in sopra. Noi, generale. Potete uscire nuovamente. Vabbè, Ok, grazie torniamo sul generale, buon parcheggio. lavoro. Ciao Lukmar, buonasera. Raga, poi mo la centrale ve la farò vedere, mo, piano piano. È grosso, raga, non lo so manco io dove siamo andati. Mi sono già perso. Lo so, Ciro, lo so. Per le 10 no, raga, mo abbiamo cominciato. Con la finanza vorrei almeno far qualcosa. Giochiamo un po' GTA, poi più tardi. Perché sto aspettando pure Marco che viene. Poi più tardi ci facciamo una cosa Among Us, anche insieme a lui. Andiamo, Daniele. Andiamo, collega. Dai, sto già capendo il giro di questa caserma. È un po' complicata, User joined your channel. Raga, non è, queste vi sono farò abitate. vedere sia i mezzi che la centrale. Dopo, a fine live, vi farò vedere tutto. Non vi preoccupate, raga. Basta che me lo ricordate perché me ne scordo, sapete. Ok. Quindi Del riandiamo tot ancora esce dalla lì? caserma. Chiedo conferma. Ok. Ricevuto una gamma. Gamma da 28, interrogativo. Se è bella sta macchina. Ripeto la comunicazione. Interrogativo, ci dobbiamo dirigere ancora verso Termini Sud? Affermativo. Copiato, ci dirigiamo, 28. Dobbiamo andare. Ok, ma sì, ho sentito la comunicazione, ma Perfetto. che c'è là da controllare? Specificatamente non saprei. No, ma di solito là nella zona di Termini, che cosa ci sta? Ma c'è il garage che può essere più o meno usufruito, adesso non so benissimo. Sì, vabbè, vuol dire ci dovremmo. Zona comunque un po' da controllare sicuramente se T'ho il capito, generale ci vabbè. manda. Ok, raga, andiamo a controllare a Termini. Lì c'è, mo sto a chiedere un po' al collega perché, raga, noi non siamo tanto pratici della finanza. Questo primo giorno in finanza, quindi Vediamo cosa dobbiamo ci vedere spetta. un po'. Vabbè, io chiedo a lei, collega, perché non sono tanto pratico ancora cioè di questo reparto. No, ma fa bene, fa bene. Cioè, lui è specializzato, noi no, raga. Oddio, mi sono sbagliato io, collega, scusami. Ah, niente. No, per sbaglio mi è scivolato il dito sulla console, non Ah volevo. sì, fa niente, fa niente. Ah, bellissimo. Oh, che sta succedendo? È qualcuno che passa qua sotto. Oh, spari, spari! Fermo, torni indietro, torni indietro. Spari all'ospedale, spari all'ospedale.
Ricevuto 28, fate attenzione, vediamo di mandare una pattuglia di supporto. Grazie, vi aggiorniamo. Succede? Collega, stai dietro la macchina. Spara all'ospedale, sono dentro, uomo armato senza maglia. C'è un uomo armato dentro l'ospedale. Hai ricevuto agente a terra, collega a terra ferito. Sta arrivando una squadra di operatori GICO alla vostra posizione. Ok, ricevuto. Sono armati pesantemente? Ripeto, abbiamo un collega della finanza a terra. Ci sparano anche da dietro le spalle, richiediamo rinforzi. Ci stanno sparando ovunque, oh! A destra, macchinette. La macchinetta a destra, la macchinetta a destra. Entrando a destra. Libero, libero, uno l'ho preso, eh. Non lo so No, se è a l'avevo terra. colpito. Quindi uno l'ho atterrato io sicuramente. L'altro non so se. Cerchiamo di bonificare. Bonifichiamo. Entrate, entrate. Ok, il soggetto dentro Gico dentro, dentro. l'ospedale. Siamo dentro l'ospedale. Bonificate, andate a sinistra. Medici entra nella prima porta a sinistra. Padiglione B c'è gente, eh? Uscite, uscite, però c'è un po' che. Mi stavo difendendo, io c'ho visto. Allora, l'area destra è libera, torno fuori per dare supporto. Ok, io sono all'interno dell'ospedale. Ci sono spari all'esterno, spari all'esterno. Come spari all'esterno? Madonna, massacro qua fuori. Ma direzione degli spari? Lato opposto dell'ospedale di fronte. L'unica cosa che ci vuole è un medico che comincia a rianimare un po' tutti, perché qua c'è un po' di gente che ride per terra. Sì, abbiamo un po' di colleghi a terra, sia dei carabinieri che della finanza. Attenzione, eh. Da dove vengono i spari? Dove vengono i spari? Sul tetto, altri sono scappati su una dacia d'asta. Cerchiamo di fermare il traffico, eh. Ok, qua ci ripetono che stavano sparando dal tetto. Richiediamo. No, non si può alzare un poli o un fiamma? Qua ci vorrebbe l'elicottero, ci vorrebbe. Ciao, Ema. Roger, adesso io richiamo la polizia, comunque qua sembra tutto libero adesso. Ancora spari. Spari, spari, ci sparano! Dacia Duster blu. Qualche collega come in auto. C'è un veicolo, si sta allontanando dall'ospedale, ha sparato. Porto il collega ferito dentro l'ospedale. Ma posizione della Dacia? È andata È andata verso verso la fontina. la fontina. C'è proprio una gomma a terra.
Vado a cambiare la macchina, ragazzi. Andiamo verso la pontina. Andiamo a vedere che è successo. Andiamo a cambiare la macchina. Andiamo a vedere. Una Dacia blu cercata. C'è proprio la gomma rotta. Non ce la farò mai. Andiamo a cambiare la gomma. Andiamo a cambiare la macchina. E poi andiamo verso la pontina. Andiamo a vedere. Una Dacia blu, ha detto, raga. Sparatore incredibile. Tra guardi finanza, polizia, calma, c'è. No, raga, vado con la 156 stasera. Stasera andiamo con questo. Allora, 156. Ho visto un attentato, è successo. Su un macello, raga. Allora, faraccio di ricerca acceso. Guarda, cazzo, è bella, madonna mia, madonna. E andiamo zona pontina, ragazzi, zona pontina. Sparatoria, i colpi arrivano in direzione caserma della Guardia di Finanza. Ci sono io nei pressi della caserma dei Guardia di Finanza. Che succede? Qua niente, ma dai spari io non vedo niente. L'uomo in borghese sono io, sono appena entrato in città, nei pressi dell'ospedale. Chi è sto collega che va in giro? Collega? Colle? Collega? Salve. Salve, collega. Che fa qua? Sono appena arrivata. Ah, è appena andata in servizio? Sì. Ok. Lei è? Salve, sono Daniele, finanziere, nuovo finanziere arrivato. Ah, piacere, il brigadiere May. Piacere, brigadiere. C'è stata una sparatoria, non so se ha sentito, presso l'ospedale. Sì, ho saputo. Sono rimasti coinvolti anche due dei nostri. Stiamo ricercando una Dacia blu. Se la vede, segnale. Buster? Dacia Buster blu, sì. Ok. Perfetto. Entro in frequenza, faccio tutto. Allora, ragazzi, una Dacia era, no? Sì, ma spera che io sto avendo un problemino tecnico. Spari nella parte bassa dell'ospedale. Arriviamo. Aspetta, raga, devo fare una cosa, raga. Arrivo subito. Esco e rientro che mi sta dando un po' di problemi il server. Un attimo, 5 secondi. Mi sta dando problemi il server, un attimo. Usciamo e rientriamo al volo. Questo me lo fa quando arriva nei pressi delle caserme, delle mappe, tutto quanto mi dà sto problema, aspetta. Rientriamo subito. No, rientriamo subito, tranquilli, raga. Purtroppo ho dovuto fa. Mi sta dando questo problema. Che dobbiamo fa? La vita criminale, ragazzi, quello mo tornerà, però da solo no. Quello ovviamente con Marco. Dobbiamo farlo da soli, no. Quelli sono i fratelli bastoni, devo farli insieme. Ok, ragazzi, stiamo rientrando. Sperando che ci lascia la divisa, mo. Lo dobbiamo rifare noi. Vabbè, se lo andiamo a rimettere, è proprio città. Pazzo che rimane, ma non so, rimorchiare, non è vero. Non è vero, dai. Mi sono fatto parlare, visto che correva da solo, tutto da solo. Vediamo chi è. Da tutto qua. Allora, raga, io stoppo la musica perché non so se questa musica abbia il copyright. Quindi per evitare, perché l'hanno cambiata la collega è mia. Che è tua, è tua. Che te la tocca? Dopo che faccio il colloquio per questo server, guarda Francesco, non lo so perché non sono io che faccio queste cose, quindi non lo so.
Penso... No, su Twitch c'è anche il copyright, ragazzi, attenzione, non vi fate ingannare, ma anche Twitch è come YouTube. Il copyright blocca l'audio dell'intero video o della parte in cui c'è il copyright. Però comunque viene sempre sanzionato e mi dà fastidio, quindi è meglio evitare. Da quando è iniziata la live? È iniziata da 25 minuti, Samuelito. Boh, un attimo, sono dovuto uscire e rientrare perché stavo avendo un problema di città e sono dovuto uscire a rientrare. Allora, chi la usa, André, chi la usa sono o sono streamer grandi che hanno partner e hanno accordi con Twitch, è diverso. Se c'hai accordo e partner con Twitch è diverso, perché firmi anche un accordo per poter mettere musica col copyright, ma io non sono né grande né con la partner, quindi mi devo stare attento un po'. Non lo so, André. Ti ripeto, a me una volta ho messo la musica, la musica e la parte del video mi è stata messa in audio, quindi vuol dire che comunque sanzionano. No, vabbè, figurati. Ok, raga, mo siamo entrati. Peccato perché c'è ancora un'altra sparatoria lì. No, Andrea, ma ti stavo a dire, ti ripeto. Io faccio però onde evitare perché io non voglio problemi con nessuno. Cosa che c'ho sull'occhio? Che occhio? Allora, raga, mo siete un po' di casino con il tocco VoIP. Adesso come un attimo stiamo magari mini black. Ok, ragazzi, siamo tornati. Oddio, siamo ancora vestiti così. Mo raga, ma mi devo rimettere i vestiti. Oddio, dov'era l'armeria? Dov'era la cosa qua? Madonna, non mi ricordo più. Era qua? Sì. Allora. Camicia. Ok, abbiamo tutto. Allora ci rimettiamo questo qua. Ok, la frequenza era 3, giusto? E dai. User joined your channel. No, la carabina non serve, ragazzi, se no ce la facevano prendere. Ok, andiamo tutto, radio. Qui finanziere Daniele, avete bisogno ancora nei pressi dell'ospedale? Venga, che la situazione non è ancora tranquilla qui in ospedale. Ok, ricevuto. Generale, qui parlano di caffetteria, noi ci sganciamo? No, non ci interessa a noi la caffetteria. Ricevuto, allora ci sganciamo. Power King. Il più figo di PC di quando... Grazie. Ok, ragazzi, andiamo nei pressi dell'ospedale, che stanno ancora sparando. Cioè, non so cosa succede. Andiamo lì con il farazzo di ricerca. Guarda, è bella, c'è un 56, raga. È cattiva, quando ti guardo con quei fari è cattiva, porca. Devo mangiare, sto a morire. O mangiamo. Sono nei pressi dell'ospedale. Finanziere, rimanga in attesa nei pressi del centro dell'ospedale. Occhi aperti, mi raccomando. Che hai ricevuto? Ma il collega ferito è ancora dentro? Non
una cosa, qui siamo tutti in cafetteria, eh? Buonasera. Cafetteria c'è tipo rattuno di tutto, di tutta la città. Che si morti? Oh. Che si morti? Qui si pronunciano di crediti e finanziere? Sì, mi dica. Potrebbe dire al suo giudice cafetteria? Sì. Grazie. Generale, qui finanziere Daniele. Generale Ciccone? Per il momento è un attimo offline di radio. Va benissimo, grazie ancora. Ma li abbiamo presi? Li abbiamo individuati che erano sparati? Guarda, lascia perdere. Ma i colleghi per terra qua? Ancora per terra? Guarda, sono tutti in cafetteria. Ok. C'è una mega riunione. Ah, ok. Pazzo, si entra con la white? Sì, vabbè. Power Game, sì. Sì? Generale, stava cercando il signore. No, non mi interessa. Grazie. No, non compro niente. Non compro niente. Sicuro? Sicuro. Ma Fusi Crossi da poco pezzo. Non mi interessa. Finanziere? Sì. Finanziere? Sì. Ascolta, si assicuri che il suo coppio stia bene? Era in ospedale. Sì, infatti stavo aspettando lui, generale. Ok, perfetto, perfetto. Ma com'è andata? Abbiamo novità di quello che è successo? Non so che cosa è successo. Insieme agli altri operatori mi sono occupato di recuperare i ragazzi che erano rimasti feriti. Ok. Vabbè, io controllo un attimo il collega, come sta? Sì. Ok, allora ragazzi, stanno ancora verificando, c'è stata una sparatoria prima, non so per chi c'era, era emozionante, sparatoria, guarda, abbiamo tutti i colleghi per terra qua, sembra un campo di guerra questo ospedale. Però andiamo a controllare il nostro collega se sta tutto a posto, stanno ancora a fare degli accertamenti fuori, quindi siamo anche noi in allerta, restiamo sempre in comunicazione via radio con la base operativa e con gli altri colleghi. Daniele? Sì, mi dica, collega, come sta? Ma dove l'hanno ferito? Visto che la colpivano dove? Non so neanche io, mi hanno colpito la gamba, mi sa. Noi abbiamo fermato quello dentro l'ospedale, poi però c'erano altri che sparavano. Mi sa che erano sopra il tetto comunque. Vabbè, mi ha detto il generale di recuperarla, andiamo a vederlo. Sì, andiamo. Ok, il collega sta bene, è stato ferito a una gamba, ragazzi, l'hanno curato. Qua è un campo minato di morti destra e sinistra. Tanto c'è anche la guardia di finanza. Oddio. Che è successo? Bello, sta a far botte col vetro. Sta a far botte. C'è anche la GICO, della guardia speciale, guardia di finanza. Niente, finanziere, portiamo in caserma un'auto e usciamo con l'altra. Va bene? Sì, ma la nostra è quella fuori, non è questa. Sì, questa è la mia, l'ho portata io questa. Vabbè, allora io porto l'altra. Sì, ci troviamo. Ok, ragazzi, in macchina. Dai. Dobbiamo urgentemente... Pazzo, un sito per comprare PC, ordini tutta Italia, Amazon Power, che ti rodi? Che ci sta pure? Che vende PC già assemblati, PC ok. Sono tanti siti, in base che fai una. No, non è quella. Non è la Dacia quella che stiamo cercando. Ok, torniamo in caserma. Ancordiamo in caserma perché dobbiamo cambiare la macchina e poi ci andiamo col collega. No, non è quella la Dacia. Non è quella la Dacia che stavamo ricercando, ragazzi. Sarebbe troppo stupido venire là. No, non è quello. Dario, grazie del follow. Non lo so, Dario, io mi muto così. Poi ci sono tanti siti dove puoi ordinare pezzi di computer oppure già computer assemblati. Tipo, mi viene in mente PC OK, PC Hunter, bravo. MSI, il sito MSI che vende anche PC assemblati. Ci sono tante le cose, ragazzi. Di siti ce ne sono parecchie. Vai con la ragazza in pattuglia. Ma raga, ma non so manco chi è. T28, ci servirebbe ausilio nei pressi, diciamo, garage centrale. C'è una chiamata, un'auto sospetta, una Giulietta blu.
Due minuti e convergiamo da 28. Luigico, ci serve ausilio in merito a una segnalazione di un uomo armato presso la nostra posizione. Stiamo cercando il sospetto, ma non lo troviamo. Recatevi urgentemente qui. Dai, con lei. 28, per favore, convergi alla posizione degli operatori GICO. Grazie. Oh, ho fatto una laggata. Stiamo convergendo, 28. Scusa se guido io, ma... Va, guidale. Oh, successo. Tanto mi ha dato una frizzata, mo un attimo. E siamo qui 28, stiamo convergendo dai colleghi. Ricevuto 28, togliete le sirene e pattugliate la zona, passate anche nei parcheggi sotterranei. Ok, ricevuto. Vai, colle, controlliamo qua. Accendi il faraccio. Ecco. Abbiamo il faraccio. Sbagliato. Controlliamo pure... Avete una descrizione sull'uomo sospetto? Vai di qua. Vai a quel garage rosso. Rosso, gira, dietro. Ci sta quel garage a quattro piani. Ok. Proviamo a entrare là. Tenente. Avanti. Però è strano che questo stia qui, eh. Sarebbe. Cioè, sarebbe un folle rimanere qua. Vediamo. Qui 28, ma abbiamo la descrizione della persona? No, abbiamo solamente ricevuto una segnalazione in merito a un signore armato. Nei pressi appunto di questa zona qui. Dunque, occhi aperti, ragazzi, e controllate ovunque. Ok, ricevuto. Quindi abbiamo solo una segnalazione di uno che ha fatto. Chissà che cosa. Appunto. Vabbè, vediamo. Se vediamo qualcosa, fermiamo. Sì. Chiunque vediamo, fermiamo. Sì, sì. Però non penso che sia qui, però proviamo a vedere. Dubito anch'io fortemente, però... Però siccome era nei pressi della zona... Sì, sì. No, è tutto pulito. Sì. Eh vabbè, almeno abbiamo controllato. Io voglio. Almeno abbiamo controllato, raga. Stiamo cercando sta persona che è presunta che ha aperto il fuoco. Che stava sparando, quindi c'è stata una segnalazione. È stata chiamata anche la Guardia di Finanza a intervenire. Quindi siamo qui appattugliando con altri colleghi in comunicazione via radio. Come avete potuto sentire le varie comunicazioni. Siamo in ricerca, ma qua non vedo nessuno. Ma non penso sia ancora qui la persona che stiamo cercando. Vabbè, facciamoci un giro per qua. Sì. Vabbè che se non è un pirla si sarà già allontanato. Ma non penso che rimanga in questa zona, visto che sono 800 pattuglie che lo ricercano. Esatto. Vabbè, controlliamo. Vediamo un po' dove può stare, ragazzi, questo. Può stare pure... Qua dentro non si può entrare... No, a piedi sì, però. Però vabbè, ma è chiuso, però. Sì. Ci sono anche gli altri colleghi, vedi, quelli in borghesi, quelli con l'altro jeepette, ragazzi. Cioè, ho dei problemi di occhi, non so lei. A me pure, prima sono dovuto uscire... intanto vi dà problemi pure a me. È un problema di città, lo fa.
No, ora io ho risolto. Come hai fatto a risolvere? L'ho detto solo. Ah, ok. Sai dove possiamo andare a vedere un attimo? Metti il punto se hai idea. Allora, era nei pressi qua, ragazzi, no? Era nei pressi di qua la cosa, no? Questo, secondo me, si è rifugiato, raga, non so, ditelo anche voi la vostra. Se avete un parere, io, ragazzi, accetto i consigli, eh. Secondo me, questo, lui, visto che lo stiamo cercando tutto qua, secondo me questo... Ma... Oddio, non vedo niente. Io vedo... Aspetta. Madosca, non vedo niente! Non vedo nada. Neanch'io, non vedo più la strada. Aspetta, spegni gli LS, aspetta un attimo. Sì. Fermati un attimo, fai caricare un attimo, fermiamoci un attimo. Ma secondo me non cambio qua, perché si vede che c'è gente. E allora vai, cerca di andare più avanti. Sì. Allora, mo ti metto un punto, possiamo andare a provare a vederlo qua. Intanto contatto un attimo gli altri. Situazione, colleghi da 28. Ciao, secondo te per Warzone GTA 5 Rainbow Six Siege for 2 l'ultima grafica? Qui gamma tutto tranquillo. Certo, Power, va benissimo. Ci stai la grandissima. Allora... Mi accosto qua in attesa del punto. Però io sai che non lo so dove può stare questo. No, non so qual è. Sto facendo un attimo una ricerca con la mappa. Sto un attimo triangolando... Sì. Dove stavamo noi, dove hanno fatto la segnalazione. Sì. Fammi vedere un attimo perché non lo so, forse ce l'abbiamo sotto al naso. Beh. Perché raga, no, aiutatemi pure voi, no, siamo qui, siamo tutti alla live, siete tutti coinvolti, con me siete tutti coinvolti. Allora, se la segnalazione è stata fatta qua, no? Qua a piedi c'è anche un mini sottopassaggio, perché qua c'è un ponte che sale praticamente, poi... Però lui dove è potuto andare a piedi, questa persona a piedi? Il fatto che può salire a piedi, può andare ovunque. Può salire anche sopra i tetti con le scale. Puntina Aurelia. Io vorrei andare a controllare qua. O se no, sai, mi ispira tanto. Zona armeria. Che dice zona armeria, collega? Zona, vediamo. Prova andare a vedere. Sì. Spostati. Ciao, Sneak Boy. Grande, grazie mille. Ma è a piedi. Eh sì, raga, è a piedi, dovrebbe essere. Ci ha detto a piedi. Ok, c'è una macchina in mezzo qua. Ah, qua ancora i mezzi ci stanno, perfetto. Li hanno lasciati qua, sì. No, io mo ho fatto un attimo un esempio. A piedi può stare l'unico qua. Capita, sempre problemi qua. Sì. Purtroppo così è. Sai perché qua, se lui sta a piedi, qua ci potrebbe arrivare tranquillamente? Sì. Dai, ferma sto scemo, dai. Sì. Funzionassero i lampeggianti. Comunica in radio, Qui a 28 sta inseguendo una motocross, uno vestito di nero. Un KTM 690. Un KTM 690, direzione... Oddio, questa che direzione era? Garage centrale questura. Garage centrale questura. Garage centrale questura, direzione. Che succede, 28? Stiamo inseguendo una moto, un KTM che continua a impennarci avanti. Ricevuto. Arriva la 45. Ok, ricevuto. Anche il tipo si avvicina. Questo collega non si ferma. Lo facciamo fermare. Continua a fare indietro. Sta tornando direzione garage centrale. Direzione sud. Direzione sud. Ora garage centrale. Ora garage centrale. Direzione ospedale. Direzione ospedale, si è appena scontrato con un altro veicolo ma continua ad andare. Sì. Qua mi dà problemi. Madonna, ma sta laggando. Direzione finanza, caserma. Direzione finanza, caserma.
Madonna, mi si rivende più! Madonna, mi sta da problemi città oggi, eh. Mamma mia, mi sto laggando. Collega, ma sta laggando lei? No, non sono io. Ok, ok, a posto, ripresa. Tutti ogni tanto mi dà certe bombe. Oh, ma sta scappando ancora questo. Sì, aggiorna sulle direzioni, collega. Dove siamo qua? Chi lo rivie un po'? In e direzione ovest, ora direzione nord. Direzione direzione nord-ovest. Dio! Oddio! Madonna, che sta succedendo? Ciao, Fleck. Questa direzione è qua, dov'era? Qua, aspetta. Montagne siamo. Zona montagna, sta facendo strade di montagna e siamo verso ancora nord, dietro. Verso zona nord. Nord, verso nord. Io lo tamponerei pure. No, qua, no, 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 no. No, no. Ragazzi, abbiamo visto brutto là il volo. Fermati, oh! Sta tornando indietro. Sì, vabbè. Sì, vabbè, poi? Fermati, 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 sei puntato! Sei puntato, fermati! Mani in alto! Mani in alto, mani in alto, mani in alto, immediatamente! Mani. Alza le mani! Abbiamo fermato! Dai, subito! Ginocchio! Te l'ho tolto! Mettete voi le manette, colleghi! C'è un problema di città, ma... Sì, sì. Sì, direi che... Provi dai giro, perché... Ciao, miseria, bella statuina. Manettate e smanettate 20 volte. Non si preoccupi, appunto. Dai, fammi sapere. Se ce la facciamo. Collega. Allora è una aspetta, aspetta. Esatto. Sì, sì, vabbè, vabbè, questa è un'altra cosa. Dai, vabbè, niente. Appuntato, controlli... controlli... Certo, controlliamo tutto. Giro, ha messo le... Ovviamente mi fa SMS. No, ma non va, non va. No, ho battuto la testa. Sì, ma mi fa manco per così. C'ho anche un problema, non mi fa vedere niente. Ciao, eccoci. Ce l'abbiamo fatta? Sì, okay. Sì, sì. Mo 6-7 volte facciamo. Più di più. Io saltiamo l'ACI per il sequestro dell'auto, della moto. Che hai ricevuto? Non mi fa togliere l'ELS! Ma che è sto incubo? Oh. Raga, non mi fa togliere l'ELS. Ok, ce l'abbiamo fatta. Logo, ce l'ho fatta, raga. Abbiamo problemi di città. Un po' di problemi di città, quindi ogni tanto non è colpa mia, ma è problema di città. Aspetta, perché non lo so se è però. Aiuto, non... Aspetta, 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 aspetta. Niente, per il mezzo come facciamo? Ma avete messo nel bagagliaio? Qualcuno che si fermi un attimo, chiami l'ACI e lo faccia rimuovere. Ricevuto, ci pensiamo noi. Il KTM appartiene a Müller Riccardo, non so se è il signore o meno. Oh, super boss. Collega, provo io?
Vabbè, vediamo un attimo di che sa come può fare per sta moto qua. La moto di chi era, collega? A chi appartiene? Müller Riccardo. Allora. Müller Riccardo. Contattiamo l'ACI per la rimozione e il sequestro. Ok, provvedo. Intanto faccio i controlli. Era lei la guida? Sì. Mannaggia lei. Mannaggia. Ma sappiamo esattamente come funziona. Ci ha sfiorato per poco, Ci ha sfiorato sul tetto, ci è passata sopra. Mi è passata tutta la vita avanti. Mi sono un attimo spaventato. Mia, ho visto veramente andare. Allora. Questo disgraziato con la moto qua, non si è fermato. Ok. Ah, con l'estero disgraziato con la moto, sto malvagio. Cioè, non lo so. Questo qua che con l'Honda che passa senza la targa, non mi piace. Ma che fa, Wenzi qui? C'ha il grande. Dopo aspetta un soggetto in caserma. Gigo. Ok, ricevuto. Brigadiere? Sì. Ce l'ha fatta voi che c'è quello lì che passava con l'Honda che non mi piace. Che fa, tenelo? Lo vuole fermare, tenente? Sì, andiamo. Andiamo, tenè. Puntato. Ah, puntato, scusa. Magari, tenente. Tiglio 28, lascia la zona, siamo alla ricerca di un'onda CRF rossa. Ma mo, vai capito, vannato. Lo so. Probabilmente vado CRF rossa di fronte a noi. Di fronte ai colleghi. Ho copiato, adesso stiamo arrivando. Cosa? Pazzo, devi invertire il blip della radio. No, scusami, mi ripeti? È davanti agli altri colleghi. Ah. Cerchiamo di andarci. Sì. Stanno qua, non so loro. Così. Confermate che è ancora davanti a voi? Affermativo, lo fermiamo un attimo. Perfetto, grazie. Ok. Buongiorno signore. Salve. Sì, tranquillizzati ragazzo, mi sono venuti addosso in quattro. Non ti preoccupare, cioè nulla di particolare, mi sono solo saliti addosso con la mano. Buongiorno a lei. Mi può dare un documento, una patente? Ma anche due. Buongiorno. Ora, guarda, ma quanto è bella questa 156, guarda. Poi mi pagate la moto, i danni della moto, dato che mi siete venuti addosso. Sì, paghiamo pure sì. La permanente capelli. Ma credo. Ma dove andava lei con sta moto? Dove andavo? Sì. Al garage. Come mai è passato un paio di volte lì avanti? Perché è una strada pubblica, non ci posso passare. Ah, passarci un paio di volte però è differente. No, nella legge non c'è scritto che non posso passare in una strada pubblica più. No, però volta. Visto che abbiamo fatto un inseguimento, abbiamo fermato uno e lei passa un paio di volte lì, cioè ma un po' sospetto, è una cosa no? Che riguarda me. Ho capito. Va bene, comunque. Ha bevuto? Ah, bevi qua che bevi in gioco. A me sembra più sospetto che delle persone mascherate mi sono salito addosso e poi mi avete fermato voi. Signore. No, quelli sono colleghi? Ah, sono colleghi? Mi dà la patente, sì signora. Che sono colleghi. Che mi vengono addosso. Perfetto. Signore, ascolti a me, non è successo niente, tranquillizziamoci. Ok, perfetto. No, in realtà... Pazzo, ovviamente non peggiore non quelli letti. Ma questa, ragazzi, è la 156. Io non l'ho visto. Questa è la storica, ce l'ha veramente così la 156 della finanza o dei carabinieri o della polizia, ce l'ha proprio così. Proprio perché è il modello vecchio. Esattamente me l'ha detto la polizia, se non vi parlate tra di voi. Adesso vediamo se gliel'ha detto veramente. Sì, sì. Che è successo? Non ha la patente? Non ha la targa da moto. Ok, mo chiamiamo la polizia. No? Faccio io. La polizia della finanza. Come mai non ha la targa sta moto? La moto da grossa? Sì. Moto da corsa? No. Esattamente, mi hanno detto che gliela posso utilizzare fin quando non aggiungono la targa. In strada senza targa. Vabbè, adesso ne occuperanno i colleghi della polizia perché noi non facciamo queste cose. No, non c'è CEO qui, non c'è, però stava a dire, essendo un modello vecchio, la storica 150, guarda quanto è bella ragazzi, guardate quanto è bella, quindi ce l'ha così, perfetto, non ha LED allora. Diversi. Ciao Mattia, ti saluto. Non me l'hanno chiesto il nominativo. In caserma con il sospettato che scappava prima con il KTM. Vi
rimando la posizione, facciamo così. Stiglio 45 in attesa dell'ACI per il sequestro del veicolo. Certo. L'unica cosa che mi hanno detto è di acquistarmi il casco nel negozio. Vabbè, il casco sì, il casco sì, il casco va acquistato. Perché hanno detto che loro, cioè non tutto vedano, mica bene. Sì, sì, il casco sì. Però essendo per la moto, essendo che non ha la targa, sia sì, o da grosso o da gara. Sì, no, lei non può circolare così. Adesso... Se i poliziotti mi dicono che la posso utilizzare, la utilizzo. Va bene, adesso verranno i colleghi della Polizia di Stato, vedremo cosa dicono. Perché se ne occupano loro, noi non facciamo queste cose di targhe. Certo. La finanza non fa le cose di targhe. Noi l'abbiamo fermato, contattiamo i colleghi, arrivano i colleghi, la polizia, pensano loro. Vabbè, arriveranno loro, abbiamo... Già vediamo che succede. La guardia di finanza esce dalla frequenza, grazie. Salve colleghi. Quanto è piccolo il mondo, guarda chi si vede qua. Non ho parlato con lei. Sì, sì, che ho parlato con lei. Io ho parlato con lei. Chi è che l'ha autorizzato ad andare in giro cioè, con la moto? Cioè, se non fa così di targhe. Voi siete pure scappati. Cioè, se avete queste cose qua. Da quello che so io, poi non lo so. Mi ricordo. Io. Invece sì, eri col tuo amico Luca. Giusto per vostra informazione, colleghi, il signore con questa moto è passato avanti. Sì, 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 guarda, questo è da arrestare. No, dal... da arrestare addirittura. Abbiamo fatto un inseguimento con un KTM, è passato avanti un paio di volte. Sì, perché lei innanzitutto sta circolando con la moto non consentita. Se lei parla con i suoi colleghi mi hanno detto che io la posso utilizzare. Lui ma che succede? Non penso proprio che i miei colleghi mi fanno una cazzata del genere. Allora parli con i suoi colleghi. Bene, a prove video. Io non devo portarmi delle prove video. Allora sì, Dario, però... non lo so, sinceramente. Da quello che so io non lo so. Perché lei ha mancato il nostro alt prima, lo sa? Se fa un bel giretta del video, ma perché? Mancato alt con la resistenza pubblico ufficiale. Allora, il signore era venuto nel luogo di un incendio. Ok, piacere, sono entrati. Io gli ho detto di. Non ho parole. Qui 28. Il KTM fermato sta scappando. Direzione gara centrale. Direzione sud. Con le. Ci sono i colleghi anche della polizia dietro di noi. Ora garage centrale. A sinistra. Direzione est. Davanti a noi. Sì, sì. Tornami da problemi città. Sì, quando cammina? 250 km orari. Sì, vabbè, poi... Sta scalando le montagne, signori. Colleghiamoci in polizia. Sì, poi? Polizia di Stato, la finanza, il sospettato ha scalato le montagne. 113, a guardia di finanza. Avanti. Siamo nella nostra posizione. Sì. Vai. Ci inviate la posizione, per favore. Sì, adesso inviamo. Sta qua questo, aspetta un attimo. Polizia della finanza. Polizia della finanza, mi ricevete? L'inseguimento nei confronti dell'onda CFR, cortesemente sintonizzatevi tutti nel canale 4 della Comunicazione Interforze. Inviato. Il problema è che è scappato tra le montagne in maniera molto strana. Però vabbè, c'aveva pure una moto che il cross lo permette, fino a un certo punto però. Esatto, appunto. Sì, c'aveva una moto, ma è entrato talmente veloce che... Vabbè, diciamo che il dubbio c'è, però va bene, dai. Prova ad andare qua. Il sospettato si chiama D'Ambrosio Emanuele, Honda CRF 450 rossa. Signori? Dite. Bravo Dario. Avete visto un'onda rossa passare di qua? No, guardi, siamo usciti ora di casa. Onda rossa. No. È una motocross, però. No, siamo usciti ora di casa. Stiamo appena uscendo di casa, stiamo... Guardi, grazie. Se vedete potete allertarci, per favore, ragazzi. Certo, sì. Grazie mille. Ci vediamo in centrale. Vabbè. Vabbè, Dario, noi ci proviamo a simulare la vita reale.
molto relativo. Poi adesso il sospetto è scappato, ripeto, è scappato tra le montagne a ovest della città, a est della città, corretto. Ma il fazzo qual è, collega? Io mo non lo so dove. Quello c'è la motocross, può andare ovunque, può cioè lo non so. Ma proviamo. Proviamo a pattugliarci tutta questa allora, zona qua. È scappato da vicino al quartiere residenziale che c'è a est della città. Adesso la posizione è ovviamente ignota. Adesso dove, collega? Prova ad andare qui dritto qua. Proviamo a vedere se è sceso. Ma infatti se è sceso è scappato. Perché qua il fatto che sono tutte montagne, tutte dune, che lui può saltare con la moto, ce l'ha, sì, cioè, sì, capito? Sì. È difficile. Lei sta registrando con la GoPro, giusto? Mi raccomando, sì, se lo sì. Salvi, collega. Certo, certo. Vai ancora dritto. Purtroppo avevamo un po' la macchina che va un po' lenta. Vabbè, ma quella moto quanto andava, scusa? Anche. È una motocross, andava a 2000 all'ora. Sì, più di 200. Niente, abbiamo fermato una moto, che abbiamo chiamato i colleghi della polizia per verificare alcuni controlli, alcuni dati. Questa persona è scappata, in poi si è presa la moto via e siamo partiti in inseguimento. Poi, essendo che c'è una moto da cross, ragazzi, ha potuto scalare un po', diciamo, la montagna, perché comunque una motocross di quel la genere può fare una cosa del genere. E adesso siamo in fase di ricerca, controllare, un pattugliamento con anche i colleghi della polizia e gli altri colleghi della Guardia di Finanza, che siamo in comunicazione via radio. E niente, raga, questo è quello che è successo, Black, praticamente, il punto della situazione. Non saprei. Non lo so, secondo me... Non lo so. Proviamo a tornare in città, passiamo nel garage centrale e vediamo. La 28 ritorna verso presso il garage centrale, vediamo se rivediamo la stessa moto. Proviamo ad andare là e vediamo. Sì, adesso andiamo. Perché non penso che sia ancora qua, è impossibile. Talmente tanto scappato velocemente, di sicuro velocemente è andato da un'altra parte. È possibile. Non lo so, Mini Black. So che dirti. Forse si è trattenuto, non lo so. Gli occhi aperti. Sempre. Finanza qui 113. Avanti. Ci siamo ribaltati. Ma come? Posizione. Prova a mandarvela. Ma come fanno a raccapostarsi? Ah, ma erano in frequenza da noi loro? Sì, sì. Ciao Gabbo. Ma come si fa? Ma come si è fatto a capolta? Chissà, adesso vediamo. Ecco qua, comincia problemi di città. La 28 si dirige alla posizione. Vai, va. Oh, madonna, non vedo più niente. Neanch'io. Ciao, miseriaccia, mannaggia. Ma? Sì, un macello sta succedendo. Problemi di città. Madonna. Oh mio Dio. Che cosa? Collega, non vedo niente. Ah, perfetto. Non vedo nada, vedo tutto un macello. Vabbè, ok, perfetto. Si è ripreso. Bene. Raga, problemi di città non dipende da me. Mi sono appena ritirato. Ma come hanno fatto a cappottarsi qua? Boh, eccoli. Oh mio Dio. Chiama subito la Croce Rossa, canale 6. Colleghi. Non mi fa usare la radio. Qui guardi di finanza. Da 118. Avanti. Abbiamo un'auto della polizia ribaltata. Vi mando la posizione urgente. Abbiamo un'ambulanza.
Ok, vi mando la posizione immediatamente. Allora, mandiamo la posizione. Dove sta? Dove sta? Dove sta Croce Rossa? Ambulanza. Spa, ma che sarà di raga? Avanti, masti, non ti de burle. Collega, non si vede niente. Come stanno i colleghi? Parlano, però sono un po' comunque. Oddio. T'a posto, colleghi? Ma come avete fatto a ribaltare? È stato ancora troppo. Ma eravate all'inseguimento della moto? No, stavo andando alla chiamata. Poi va. Oh, è me! Oggi comunque il server dà un po' di problemini, raga, eh. Troppe persone, troppe cose, sta un po'... Ma non siamo andati a fare fortissimo, sono riuscito a fare... No, però poi... Sì, sì, ma sta arrivando il 118, sta arrivando il 118. No, è un pazzo, Dario. Ah, pure i pompieri. Ma hai chiamato i pompieri? Sì, mettimi sotto, mettimi sotto. Ah, bro. Oh, bro. Mettimi sotto. Scusa, ma mi sono trattenuto. Ma i vigili. Ma io infatti l'avevo capito. L'ho detto pure ai ragazzi, sicuro sei trattenuto. Oh, ma come che so che ci sono 800 spettatori? Ma che ne so io? Vabbè, qualcuno ti ha fatto il raid? Non lo so perché non mi è arrivato la notifica, non lo so, qua mi stanno a dire, ma io vedo ancora... A me ancora non lo so, non vedo 800. Vieni da sta parte, vieni da sta parte. Boh, che ne so, sarà impazzito Twitch, che ne so. Spettacolo. Aspetta che refresh la pagina. Non lo so, Dario, non so che dirti. Se è così ringrazio tutti, che vedo di grazie di cuore. Ah, eccoli qua, mo me l'ha dato, 800 punti. Mamma mia, vabbè. Grazie a tutti per il raid. Abbiamo fatto servono l'ambulanza. Ah, ma ci sta, Sì, magari. Perfetto, 14.000 follow, perché cazzo. Dai, bro, entra che stiamo a fare macello con la 156. Vai, io preparo tutto. Okay, grazie, Dario. Che stai a fare? Siamo finanza. Bro, ti sei perso una sparatoria. È presso l'ospedale, abbiamo vinto. Prova, persona. Sì? Andiamo a spinare in stanza, non collate, parametri vitali del primo. Come stanno i colleghi? Come stanno i colleghi? Attendiamo l'estrazione. Ok. Ma come hanno fatto a comportarsi? Ora 900 spettatori. Mamma mia, raga, fatemi uno screenshot, mandatemelo per favore. Lo fanno, fate uno screenshot. Aspettate che vi aiutiamo. Sì. Taggatemi. Non lo so, Musti, non so che dire. Ce l'ha fatta, mi dice. Una pressione, una saturazione. Però qua se qua i colleghi si sono ribaltati. Davvero? Sì. Vi faccio luce, faccio luce. La cosa buona è che sei praticamente... Sì, c'è interoperativa, stanno procedendo l'estricazione dei pazienti. No, veramente, sei l'ultimo perché c'è Marcus Cron. Ma no, ma secondo me sarà un bug, dai. Vabbè, però è un bug che ti fa stare... È un bug, mette così... Però è un bug buono che ti fa stare in cima alle fibre. Cioè, se tu cerchi va bene, GTA, cosa? Se fai su GTA, canale in live, sei qui. Okay. Dai, 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 che si va in tendenza, bro. Ok. Tiriamo fuori piano. No, no, faccia muscolo. Sera, noi siamo. Ok. Come stanno i colleghi? Siamo, fai conto, di solito noi aspetta. Non mi risponde, vabbè. Però io le gambe, ok, lo vedi, le gambe riesco a cambiare dottore, però non riesco a muovere il braccio, il collo. Ok. Va bene, Dario, bravo. Vai, se diciamo cranio. Non lo so, Rex, come sembra di, non lo so. Aspetta che si allontani. Vai, allora, come state, colleghi? Ok, iniziate a togliere i pantaloni io. Oh, ma sta pure la gippetta, ci sta. Grazie, Matteo. Scende, signore, respira. Ok. Respira, allora, respira. Preparate un po' di adrenalina per il viaggio, se avete un arresto cardiaco, Dai, bro, entra. Andiamo a chiamare il elettrocardiogramma,
Voglio capire se ha delle emorragie interne. Se non è emorragie interne, procediamo al caricamento e andiamo via in rosso al policlinico. Però io menaggio a Ip, perché domani mattina. Ok, sì. Salve. Salve. Fa troppo tardi, ho fatto. Ah, sta pure la cippetta. Andai fino alla cippetta della vice del fuoco. Grazie. Sì, collega, com'è? Perché Nello lo carica con la pala alzata, ma quando arriva qua non la pala alzata. Possiamo andare, sì. Madonna, il mondo c'è. Cioè. Noi ci stacchiamo dalla scena e vediamo se la troviamo. Ma che è successo? Un inseguimento dai, okay, dei nostri colleghi. Allora mi devo rimettere la Pagani arancione, un'auto sportiva arancione. Ma dov'è? Nei pressi della? Finanza. Ma che ha fatto? È scappato dal posti blocco? Sì. Ma è scappato da loro, non so per quale motivo. Ok. Ah, poi ragazzi, ci becchiamo domani in live. Ciao bro, è stato un buon lavoro. Ciao bro. Ci becchiamo domani, raga. Ciao, bro. Belli, voglio bene, ciao. Marco. Ciao. Una Pagani arancione. A quanto pare. Va bene, mo cerchiamo. Tornata operativa. Ma qui 28, la descrizione del veicolo, posizione? Allora, la Pagani arancione, tipo un color pesca, nelle vicinanze della tua vicinanza, ma l'abbiamo persa subito perché va tipo il triplo della nostra. Ok, ricevuto. Ciao Harry, grazie per il follow. Serata movimentata, eh? Una serata un po' sparatorie, inseguimenti. Ma... ma quella cammina la Pagani arancione, però. Lo so. Cioè, con l'Alfa noi stiamo dietro? No, sicuramente no. No, noi stiamo dietro, te lo dico io chiaramente, proprio. Appunto. Se anche i colleghi con l'altra macchina non sono stati dietro. Ah, ma la Delta va meno di questa. Il problema è che vabbè, in ogni caso è... Però non ci facciamo ingannare perché è la 156, questo è un motoraccio, c'ha. Boh. Tanto dubito che la troveremo. Ah, sì. Prova a andare verso la scuola guida, vai a vedere se c'è una scuola guida. No, Ranieri, oggi stiamo con la mitica 156, poi la prossima volta cambieremo auto. Nessuno. Niente. Andiamo al centrale. Vai. Siete sicuri che il modello sia una Pagani e non una Lamborghini o Ferrari? Delta 40, mamma mia. E ritornerà la Delta 40, la mitica Delta 40, ragazzi. Era Lamborghini, potrebbe essere una Lamborghini. Ma il colore comunque è un colore molto particolare, sull'arancione sbiadito. Perfetto, noi ci dirigiamo al centrale per scrupolo. Ma qui la 28, ma che cosa ha fatto questa macchina? Perché stavate inseguendo? Niente, praticamente mi ha andato alto e ha fatto un frontale a 170 con un'altra macchina e non si sono fermati. Cioè, come se non nulla fosse. Ok, ricevuto. Madonna, ma qua perché mi dà sempre problemi? Mi dà sempre problemi a sto pezzo. Mannaggia. Bella domanda. Mi dà sempre problemi, mi dà. No, con lei ci dobbiamo allontanare da qua, mi dà problemi. Sì. Dobbiamo proprio allontanare proprio... Subito, non vedo più niente. Questo raga, problemi di città, porca miseriaccia, porca lella. Ok. Insomma. Vediamo se si riprende. Meglio? Diciamo. Vabbè dai, provi a guidare lei, vediamo se... Vediamo un po' se si riprende. Se si risolve in qualche modo. Infatti mi dà problemi di città, niente. Daniele? Collega, aspetta, mi sta dando problemi tantissimo la città, aspetta un attimo. Ah, ok. Niente, raga, non mi si riprende più. Mi dà problemi di città ogni tanto. Collega, devo uscire e rientrare. Ok, aspetto qua. Sì. Però non rientrerà, vabbè, vediamo dopo. Raga, devo uscire e entrare, quando mi dà problemi di città, porca miseriaccia, porca. Dai, uscire e entrare.
quando passiamo il tratto là, mi dà sempre questo problema, ma pure al tutti lo fa. Devo pulire la cache, dopo pulisco la cache di 5M e vediamo un po', perché io ogni tanto la pulisco, perché raga, quando si gioca con questo server così bello e tanta roba va anche pulita più spesso, perché per non fare queste cose qua, io infatti non la pulisco, però mi sta da problemi stasera, molti problemi. Dopo giochiamo a Among Us, raga, tra sono le 11:05, vediamo per le 11 qualcosa, dai. Giochiamo a Among Us, dai, anche perché non fa troppo tardi, per chi va a scuola, per chi lavora, anche un po' ci divertiamo insieme, raga, vi aspetto tutto sul mio Discord fan, dai. Quindi ecco il Nightbot già sta spammando, perché già mi aveva in Musti, non lo so. Io siccome sto facendo una live con una guardia, non mi devi dire queste cose, perché sarebbe anche Power Game FLRP. Quindi se vuoi farla, falla. Tu rischi e pericolo, però. Vabbè, raga, mo ve lo faccio sentire un po' la canzone della intro. Quindi ci sono. Stasera, dai. Vabbè, dai, minimo. Mo ci facciamo due chiacchiere sul Discord fan. E niente. Intanto voglio vedere una cosa. Nel frattempo che entriamo, voglio vedere veramente se abbiamo toccato. Io raga, ancora non ci credo. Questa cosa che c'è stata. Sarà qualche bot, qualcosa andata male. Però, vabbè. Però sono grazie per chi l'ha fatto. Comunque, veramente. Mi fa molto piacere e onore, soprattutto. Essere, insomma, così. In break room, ok. Mamma mia. Questa, ragazzi, è da un attimo mette su Instagram, un attimo. Aspetta, tanto nel frattempo che sta entrando. Allora, ringrazio tutti, wow, un record incredibile, signori. 901 spect. Eh sì, ragazzi, queste sono cose che veramente mi fanno apprezzare, cioè, o che sia vero o no, però sono molto contento. Ok, fatto la storia. Ok, perfetto. Ok, ragazzi, siamo entrati. Stanno aumentando di nuovo. Come li mandano di nuovo? Ma che sei, addio? Ragazzi, cosa dite? Non dite cazzatelle. Ciao, Dario. Ciao, Ricky. Buonasera, Ricky. Vai, mi ripeto, taggami se, raga. Taggatemi su Instagram. Dai, che vi taggo. Ciao Ricky. Ok, ragazzi, siamo rientrati. Mo si un attimo un po' di caciarella, un attimo al tocopolpo quando si. Che quando entra nel server. Ma si sì, ok. Ah, stazionamento è fatto veloce. Vediamo se il collega c'è ancora. Collega. Oh mio dio. Ma dove è andato il collega? Sei andato, ma ce l'ha a piedi! Ma. Collega, dove è andato? Mi ha a piedi. Non pensavo ritornasse qua. Scusa, dove pensava, dove mi lasciava, scusa? No, pensavo fosse un po' più indietro, ecco. Ma chi sa. Vabbè, dai, riportami a mettermi la divisa, va. Sì. Purtroppo ogni tanto devo far chiudere gli occhi, quando mi dà problemi là in quel pezzo lì è un massacro. Quando mi dà il pezzo là, raga, mi dà un problema. Ogni tanto mi si riprende subito, ogni tanto no. Così dicono. Faccio subito con lei, eh. Vengo anch'io un attimo. Ok. Poi, raga, vi faccio vedere. Mi chiudo la porta in faccia qua. Vi faccio vedere la centrale e il parco macchine che ve l'avevo promesso. Vado a mangiare, sennò muori di fame. Vai. No, non mi morì di fame. No. Quindi, raga, poi vi faccio vedere tutta la caserma,
quello che riesco a far vedere, perché ragazzi, è nuovo pure per me, non ci ho capito niente, manco io. Poi tutto il parco macchine, e poi ragazzi, giochiamo Among Us, ragazzi, stasera. Allora, camicia. Dario. Poi. Ci mettiamo questo. Ciao Paramedic, grandissimo. Ciao David, scusa, non ho letto, subito. Allora, ci dobbiamo mettere pure, però, se mi fa interagire. Perfetto. Ok, ecco. Giubbotto. Ok, con lei un attimo, sta a mettere il giubbotto. Ce lo togliamo, sac. Sono pronto. Andiamo. Chiudiamo. Pubblica 1, sì, in pubblica 1 dava poi tra poco. Mo intanto andiamo un po' di servizio ancora, visto che siamo avuto problemi un attimo di città, sono dovuto uscire e rientrare. Oh, mi scusi, aveva chiusa lei? No, prego, prego. Ah, porto io, haha. 28 di nuovo operativi, usciamo dalla caserma. Radio accesa? No, devo accendere la radio, aspetta. Sì. Accendiamo la radio. Ah, è vero, devo scendere. Sto la macchina. Tutto. Sì, sì, aspetta, devo scendere la macchina però. Usa radio 3. Oh, mi fa collegare. Ok. Perfetto, colle, ci sono. Bene, andiamo. Dove andiamo? Riproviamo al centrale, vediamo se c'è qualcuno anche stavolta. Ma che stavano inseguì quelli prima, la macchina? Lamborghini, probabile, arancione. Comunque oggi molto movimento, sparatorie, rapine, inseguimenti. Mamma mia, mai visto così una serata? Accoppottamenti dei colleghi. Vabbè, quello è classico. Tanta cosa, ragazzi, oggi. Con quale faccio un po' il giro lungo, io, non ci fa caso. Sì, sì. Allora, andiamo un po' verso la città. Ah, Dario, sei un pazzo, Dario. Piove, piove, piove! Piove come da lei? Sempre, piove da lei? Sempre. Sì, sì, mi ma piove. Ma questi furgoni messi qua, manco nessuno li toglie. Quanto pare no. Allora, vediamo se vediamo qualcuno qua. Sembra calma la situazione. Quanto è bella questa macchina. Spettacolo. Spettacolo! Spettacolo. Facciamo così, andiamo verso il concessionario. L'ho messo giù al punto. Ah, è vero, oggi non siamo mai passati là. Pure a controllare se... proviamo a vedere. È vero, raga, là non siamo mai passati. Passi pure, perché sennò ci mettiamo all'infinito. Okay, ovviamente okay. Se non c'è nessuno. Vabbè, sì, no, ma io sono uno che rispetta sempre i semafori. L'ho notato. Diciamo che li rispetto sempre, in qualche modo. Intanto anche li buchiamo, fortemente. Li buchiamo forte. Metta anche una bella freccetta, il stupendo sta macchina. Peccato che c'è solo per la finanza, non c'è anche per altri. Ma solo per la finanza c'è sta macchina? Ce l'abbiamo solo noi, sì. Almeno credo. Bellissimo. Sì, solo dopo ce l'avete. Oh, ci sono un po' di auto, vediamo. C'è un po' di gente qua, pure delle moto. Sì. Ah, no, bici, scusa. Ci sono un po' di persone, raga, vediamo un attimo. Controlliamo le auto, parcheggiamoci un attimo qua e controlliamo il volo le auto. Aspetta, faccio manovra. Sì. Giusto per evitare, visti i problemi che ci sono stati questa sera. Oh, bello sto BMW. Qui 28, siamo passati avanti al concessionario, abbiamo visto un po' di auto, facciamo un controllino lì. Guarda che parcheggio perfetto, raga, quello è l'insegnamento a scuola guida.
Madonna, ma lo sta, ma chi ha fatto? Hanno distrutta. Ma fanno che ne è? Con lei? Avanti. Oh, guarda sta BMW avanti a noi, noi è un po' distrutta. Sì. Oh, tipo qua avanti, guarda. Io la vedo distrutta, sì, qua dietro. Guarda qua avanti, la vedi rotta qua? Sì. Andiamo un po', non so se può andare in giro questo così, Bisogna vedere se la vediamo solo noi così o se la vedono tutti. Ma se siamo in due che la vediamo così... Non lo so, secondo me è proprio rotta. Vediamo... Intanto vediamo se... Vabbè, andiamo avanti. Controlliamo le altre. Tanti altri colleghi sono passati. Ah, ma qua abbiamo i soldi, BMW, Audi, Ferrari. Costano. Sì, sì, qua la gente c'ha i soldi, Un altro Mercedes Fuso. No, non ha la targa la macchina. Non ha la targa. No, non ha la targa. Secondo me è un problema di città. Adesso vediamo un attimo. Sul database. Oh, mannaggia. Ma hai visto qual è? Ma? Colleghi, come state? Oh? No, ambulanza no. Sono sfracellati, ma che è sto? Che è oggi? Ha perso il controllo del veicolo. E che cazzo, però? Adesso c'è il veicolo. Dobbiamo chiamare un 118? No, fortunatamente no. Volete un... Mettetevi un attimo da parte. C'ho il parabrezza nel petto. Ma... Oggi, ma che è oggi, colleghi? Ma l'ho fatto, stanno bene, Vabbè. Colleghi, ma oggi stanno bene i colleghi o no? Ma che sta succedendo? Non lo so, comunque... Ma che sta succedendo? Lì appartiene ad una persona che... Oh, Righi, grazie al ride, caro. Oh, Righi, oggi tutto stasera sta succedendo, Righi. Cioè, mai cielo, stato omicidio di gente dal database. Addirittura. Ciao, Frabbo, sì. Grazie al follow. Ciao, Twitch! Grande Twitch, Bruno Toi, Zero, grande lui. I colleghi bevono un po', mi sa. Sono mangiati tutti drogati stasera, ma che stanno a fare? Oh, bello sto... Bello, sì. Ah, ma qua abbiamo i soldi, Ferrari... Sì. Qua sono pieni, si vede. Ma... Senti una cosa, colleghi, ma io voglio andare a chiedere di che sta Ferrari senza targa qua, un attimo. Sì, andiamo. Se qua c'è un racconto qua, non lo so, Saranno sicuramente dentro. Poi 1250 biciclette. Sì, farming, non so cosa succede stasera, non lo so, ma grazie di cuore. Buonasera. Salve, buonasera. Salve. La vedi? Salve. Sì. Le interessa qualche colore magari in particolare? Un colore di pace. Ecco. Ma no, perché quando entro dentro le cose... Vado avanti, vediamo. No, io devo uscire da qua. Aspetta, una stata madonna. Perché ha presentato qua sto laggando a schifo? Madonna. No, ma non voglio uscire e rientrare un'altra volta, signori, Andiamo? Niente, raga, mi dà un problema. Ah, perché ci sono le macchine dentro. No, raga, mi devo allontanare da qua. Mi dà problemi stasera la città. Madonna. Mi sta dando problemi. Sta dando problemi su problemi. Perché succede? Quando ci sono troppe persone all'interno mi fa sta cosa qua. Sono a trovare le macchine, ma